Amiche carissime, buona domenica. Allora, oggi parliamo di un tema molto sentito da tutte le donne, cioè il colore valorizzante per ognuna di noi. La gamma cromatica è un concetto molto importante per qualsiasi consulente d'immagine, tant'è che chi fa la mia professione ovviamente dispone sempre di una bella cartella colori per poter poi fare i test sui propri clienti. Perché è così importante conoscere il colore, in questo caso donante, per ognuno di noi? Perché proprio il colore donante, come dire, rifletterà una certa energia, una certa luminosità al volto, ma a tutta la figura. Come si fa a fare il test cromatico? Beh, intanto si deve disporre di una cartella colori anche con colori in grande quantità, perché naturalmente io da pezzettini piccolini non riesco a capire qual è il mio colore donante. Però se cerco invece di lavorare con dei pezzi di tessuto più grandi, riesco automaticamente a capire se questo burgundy, per esempio, è un colore che in questo caso mi può stare bene, oppure mi dà, come dire, una riflessatura un po' strana al volto e all'incarnato. E quindi la gamma cromatica è importantissima. Da dove partiamo? Beh, partiamo dal definire se siamo in armocromia, quindi se siamo con una dominante fredda completamente oppure una dominante calda. Io oggi, per esempio, ho scelto una discromia. Perché? Perché oggi voglio acquisire davvero una sorta di look che colpisca un po' di più, che sia meno in armonia, e quindi lavoro con la discromia, cioè capello freddo e diciamo beauty leggermente più caldo e colori totalmente caldi, tra l'altro in tono al look, cioè la tendenza della stagione. Ovviamente questo è un lavoro che io faccio perché è il mio mestiere, quindi è chiaro che a seconda delle occasioni e le cose che devo fare decido qual è la gamma cromatica che funziona per la giornata di oggi. Perché la discromia attira maggiormente? Perché evidentemente c'è qualcosa in quella persona che non è in perfetto balance e quindi attira lo sguardo e l'attenzione. E quindi vi invito, come tutte le ragazze sognano, a provare una consulenza privata. Perché no? Perché in quel caso vi si aprirà un mondo. Scoprirete che tutte queste bellissime cromie, che magari pensavate per voi impossibili da indossare, invece, a seconda del materiale, del tessuto e della silhouette, possono essere perfette in varie occasioni. Ragazze, ancora buona domenica e viva il colore!